La trasformazione digitale è il tema del momento e tantissimi progetti stanno partendo con titolo dematerializzare e digitalizzare. Molti di questi progetti però sono solo di natura tecnologica e stentano a trovare un'applicazione pratica proprio perché la trasformazione digitale è anche un processo di cambiamento che richiede la partecipazione della persona, del dipendente, e una forte e rinnovata, diciamo, presenza di leadership. Una leadership diversa da quella ordinaria, perché la trasformazione digitale, i social, internet e tutto questo mondo determinano una distribuzione delle competenze, ma anche dei punti nevralgici di riferimento di un'azienda, e molto spesso a questa trasformazione dei punti di riferimento non si accompagna una trasformazione organizzativa e una leadership distribuita che invece è necessaria per poter vedere la piena applicazione di progetti di questo tipo. Nel breve incontro che faremo, che segue, cercherò di spiegare quali sono i punti critici di questi progetti e quali sono le accortezze che vanno prese per poter far sì che questi diventino dei progetti di successo.